Buongiorno bambini, sono la maestra Mirella. Siete pronti a lavorare? Allora, per questo lavoro mi serve che abbiate davanti a voi 18 elementi. Quindi andate a cercare 18 cannucci, oppure 18 tappi, oppure 18, potete usare la pasta corta, 18 farfalle, oppure penne. Quindi fermate il video e andate subito a recuperare questo materiale. Fatto? Bravissimi. Oggi andiamo, cercheremo di capire insieme cosa sono i raggruppamenti. I raggruppamenti sono un insieme o più insieme con all'interno un certo numero di elementi. Facciamo due esempi. Nel primo raggruppamento ho raggruppato per tre automobiline, nel secondo per quattro bamboline. Avete imparato col viaggio sul pianeta Terzino e pianeta Cinquino a raggruppare per 3 per 5, ma in verità i raggruppamenti si possono fare per 2, per 3, per 4, per 5, per 6, per 7 e così via. Iniziamo per ordine. Iniziamo dal raggruppare per 2. Allora, tra i vostri elementi ne contate 3. Li contate e li mettete lì davanti a voi. Fatto? Benissimo, adesso dobbiamo raggruppare per due. Che cosa significa raggruppare per due? Vuol dire creare un insieme che contenga due elementi. Quindi avete tra i tre elementi che avete formato, che avete preso, formate adesso un gruppetto di due elementi e li mettete vicino. Proprio così come faccio io con le mele. Ho preso tre mele. Due le ho raggruppate, ho formato un insieme. La terza mela invece è rimasta fuori. Perché è rimasta fuori una mela? Perché non riesco a formare un altro gruppo da due, giusto? Sapete come si chiamano i gruppi da due? Si chiamano duine. Quindi se registriamo in tabella, abbiamo gli elementi erano tre e con tre elementi siamo riusciti a fare un gruppo da due, cioè una duina, e una unità rimane fuori libera. Si chiama unità proprio perché è unica, è fuori, è un elemento. Noi usiamo i numeri così come sul pianeta Terzino e Cinquino usavano i bastoncini, noi invece usiamo i numeri. Quindi un gruppo da due. Una unità, cioè un elemento sciolto libero che sta fuori dal gruppo. Andiamo a vedere adesso cosa vuol dire raggruppare per tre. Raggruppare per tre siete già dei campioni, siete bravissimi perché vi siete già esercitati sul pianeta Terzino. Quindi mi servono stavolta sette elementi. Quindi intanto che voi contate sette elementi, io faccio apparire sette farfalle. Contate. Adesso che avete preso sette elementi, provate a fare gruppi, formare gruppi da tre. Cioè, in ogni gruppo ci devono essere tre elementi. Quanti gruppi riusciamo a formare? Io aspetto la vostra risposta. Bene, qualcuno ha già la risposta. Qualcuno ha detto due gruppi. Andiamo a vedere. Uno, due. Siamo riusciti a fare due gruppi da tre. Fuori è rimasta una sola farfalla, un solo elemento. Sapete come si chiamano i gruppi da tre? Si chiamano terzine. Andiamo a registrare in tabella quello che abbiamo appena visto. Quindi, quanti gruppi da tre, cioè quante terzine? Due, sono come i bastoncini rossi. Quanti elementi fuori? Quante unità? Una. Bravissimi, molto bene, siete dei veri campioni. Adesso andiamo a vedere che cosa significa raggruppare per quattro. Mi servono 11 elementi. Quindi, intanto che voi contate 11 elementi,
Io ho scelto le lumachine, quindi faccio apparire le 11 lumachine. Molto bene. Adesso che avete contato 11, provate a fare gruppi da 4. Quindi in ogni gruppetto, in ogni insieme, posso mettere solo 4 elementi, non di più e non di meno. Quindi abbiamo 11 lumachine, proviamo a formare gruppi da 4 e vediamo quanti gruppi riusciamo a ottenere. Fatto? Ho sentito qualcuno dire due gruppi. Vediamo. Controlliamo. Uno. Due. Quindi abbiamo fatto due gruppi da 4. Quanti elementi fuori dal gruppo? Dai gruppi? Tre. Sapete come si chiamano i gruppi da 4? Si chiamano quartine. Andiamo adesso a registrare in tabella. Quanti gruppi da 4, cioè quante quartine? 2. Quanti elementi liberi ci sono fuori dai gruppi? Cioè quante unità? 3. Quindi erano 11, registrato diventa due gruppi da 4 e 3 unità. Adesso tralasciamo i gruppi da 5, da 6, da 7 e passiamo ai gruppi da 8 per velocizzare il lavoro, perché abbiamo ancora tante cose da vedere. Quindi ci esercitiamo adesso a raggruppare per 8. Fatto? Preparate 13 elementi. Io ho scelto le caramelle. Voi contate 13 dei vostri elementi. Intanto che voi contate, io faccio apparire le caramelle. Bravissimi, avete contato? Dobbiamo formare gruppi da 8. Provate a vedere quanti gruppi riuscite a fare con 13 caramelle. Avete contato? Bene, uno. Andiamo a controllare un gruppo da 8. E fuori restano 5 caramelle libere, quindi 5 unità. Sapete come si chiamano i gruppi da 8? Ottine. Adesso proviamo a registrare in tabella. Quindi gruppi da 8, quante ottine? Con 13 elementi abbiamo un gruppo da 8. E le unità, quanti elementi cioè fuori dal gruppo? 5. Molto, molto bene. Avete fatto un ottimo lavoro. Dobbiamo anche capire che possiamo fare anche il lavoro contrario. Lavoro contrario vuol dire che io vi do la registrazione e voi dovete trovare qual è la quantità che corrisponde. Facciamo un esempio. Un attimo, di pazienza, perfetto. Se guardiamo la tabella, ci dice che abbiamo gruppi da 5, cioè le cinquine, due gruppi da 5 e quante unità fuori? 3. Giusto? Allora adesso provate con i vostri elementi a formare due gruppi da 5, contate due gruppi da 5, perfetto. E tre unità fuori, molto bene.
Tre fuori, perfetto. E adesso mi dite voi, in tutto quanti elementi ci sono serviti? Quindi che numero corrisponde? Vediamo. Contate, eh? Avete creato i due gruppi con le tre unità fuori? Vediamo, controlliamo. Io ho scelto i gattini, quindi nel primo gruppo avrò 5 gattini, ma la tabella mi dice che i gruppi, cioè le cinquine, sono due, quindi devo fare un secondo gruppo con altri 5 gattine. Vediamo. Molto bene, ma non abbiamo ancora finito, ci diceva la tabella che tre elementi erano fuori. Quindi proviamo a disegnare tre gattini fuori dai gruppi. Attenzione adesso che arrivano una, due, tre. Molto bene. E se li conto tutti, se voglio sapere quanti erano i gattini, erano 13 gattini, perché abbiamo fatto tutto quello che ci diceva la tabella, giusto? Molto bene, bravissimi. Quindi adesso potete esercitarvi raggruppando il vostro materiale, vi possono tornare utili anche dei bicchierini e ogni raggruppamento a registrare in tabella. Che gruppo avete fatto? Se avete fatto una duina, una terzina, una quartina, le cinquine, eccetera, eccetera. Ci siamo? Bravi, avete proprio lavorato bene. Buon lavoro. Ciao ciao, alla prossima volta.